Cioè, ragazzi, è pazzesco! Sono identiche alle AirPods. Ebbene sì, le ho trovate e le ho comprate. Il clone cinese delle AirPods. Vediamo cosa c'è nella confezione. Allora, confezione, packaging di cartone simile a quella delle AirPods con il logo delle AirPods. Qui abbiamo il modello, i 200 TWS, ricarica wireless, dalle 3 alle 5 ore di musica, assistente vocale e tanto altro. Nel retro abbiamo qui anche questa figura qui che riproduce le AirPods, qui ovviamente made in China, TWS con la ricarica del case con custodia di ricarica. Ad aprirle, ecco qua. Le mettiamo un attimo da parte. Ah, ecco, c'è anche il cavo Lightning. Ottimo. Direi. Veramente ottimo. E qui abbiamo un piccolo manualetto cinese. Vediamo se c'è magari in inglese. Sì. Esatto, anche in inglese, che ci spiega un po' tutte le caratteristiche, ma veniamo al sodo. Eccole qua, ragazzi, form factor veramente identico, pazzesco direi. Spellicoliamole. Che goduria. Sì, si presentano alquanto identiche. Con la calamita vediamo anche il retro. Sì, c'è la Lightning. Anche il peso. Il momento della verità, vediamo come si accoppiano queste cuffiette. Andiamo alla voce impostazioni, attiviamo il Bluetooth, apriamo le nostre cuffie e premiamo il pulsante. Ecco qua, come vedete la voce AirPods. Clicchiamo. Ecco qua, connesse. Tre AirPods. Ecco, vedete?
100% e 24%, quindi qui è presente il chip. La indossiamo. Per sbaglio ho attivato Siri, come vedete funziona anche l'assistente vocale e andando, facendo uno swipe, abbiamo le varie voci. Custodia AirPods ed AirPods con la carica residua. Beh ragazzi, a questo punto non mi resta far altro che testarle per qualche settimana. Vi porterò una recensione completa. Se questo video raggiunge 500 like, comprerò le AirPods originali e faremo un video confronto. Beh, cosa aspettate? Andate a cliccare mi piace. Ragazzi, cosa dirvi? Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al canale per non perdere i prossimi video. Supportatemi lasciando un bel like. Da AirPods clone Loretech era tutto. Ci vediamo.